Bentrovati ai nostri telespettatori a questo spazio di approfondimento, di riflessione dedicato al genocidio armeno. A 102 anni da questa eh, catastrofe, il grande male viene chiamato una ferita centenaria. Ne parliamo con i nostri ospiti in studio, Varujan Aharonian, grazie, grazie di essere per, con noi. Grazie per l'invito. E Satenig Gujugia, Gujugian, grazie di essere Corretto. qui. Corretto. Signora, lei è una delle voci di questo genocidio, ci racconterete entrambi i ricordi di famiglia, che cosa si tramanda di padre in figlio, una ferita che è aperta, non si può rimarginare. Purtroppo, purtroppo no, non c'è possibilità di, eh, di sutura, non è possibile perché se fosse riconosciuto forse... E dico forse, non sono certa, eh, della po la possibilità del, del recupero è comunque difficile. Ma se ci fosse un riconoscimento, non si guiderebbe a scorrere il sangue vivo. Secondo me, adesso scorre quello vivo. Se fosse riconosciuto, forse si potrebbe un po' no? placare qualcosa, perlomeno quel minimo, non dico di soddisfazione, parola troppo grande, per il dramma che abbiamo tutti noi subito. Uh, però forse perlomeno quel minimo di dire, beh, almeno è stato riconosciuto, come fecero poi i tedeschi, no? i tedeschi l'hanno fatto, per cui sarebbe un atto di grande intelligenza, anche perché poi non sono stati loro, questi di oggi, la Turchia di oggi non è poi la responsabile di quello che accadde nel 1915, per cui so, è, è incomprensibile. Io dico sempre, forse se sei d'accordo tu, è il terrore di doverci restituire terra, soldi. Non so bene che, perché diversamente no? No, 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 non si capisce il perché no. So, si sporcano il blasone, ma non hanno un blasone, secondo me. Per cui. Ci, rifer <ride> ci riferiamo a una, una strage, un dramma che è durato diversi anni. Abbiamo visto, ah, vediamo qui. scorrere qui immagini che sono più che raccapriccianti, eh, immagini che già dicono più che le vostre parole. Voi siete eh, i figli. I nipoti, eh, ecco, di persone che si sono salvate in modo quasi miracoloso, si può dire così? Sì, assolutamente. <ride> Ripercorrendo la storia della mia famiglia, ma una storia comune a tutti gli armeni, per cui coloro che erano sudditi fedeli del, all'interno dell'impero ottomano hanno vissuto tutti la stessa storia, triste, comune storia. Quello che è capitato ai miei bisnonni, ai parenti di Satenik, eh, mi fa commuovere ancora adesso, per cui vedendo anche le immagini che scorrono ci si chiede dove può arrivare il, la crudeltà e la ferocia umana. Eh, per per la, quanto riguarda la mia famiglia, i racconti che mi sono stati tramandati. Da mia madre, da mio padre. Quarta generazione praticamente, abbiamo sì, calcolato. no? Assolutamente I la bisnonni. quarta generazione, sì. Bisnonni che sono riusciti a scampare nonostante abbiano visto i loro parenti trucidati dinanzi a loro, quindi delle scene come quelle che vediamo eh, scorrere per cui ti rimangono indelebili e loro, nonostante tutto, nonostante. Eh, furono trasportati, deportati eh, eh, verso quella marcia della morte che conduceva dalla Turchia verso il deserto siriano, il deserto di Teresore. Des de eh, vollero ritornare negli stessi luoghi dove vissero fino a pochi anni prima, per poi essere nuovamente espulsi. Fortunatamente riuscendo a trovare salvezza eh, in Grecia. Una storia che non auguro a nessuno di, di rivivere. E come dice Papa Francesco, proprio nel, nel suo messaggio che pronunciò l'anno scorso, nella sua, durante la sua visita, una ferita non si cancella perché continua a, a sanguinare. Certo. Se la cancelliamo vuol dire che cancelliamo il nostro passato, per cui... Non è possibile cancellare il proprio passato e non avere una memoria, perché senza memoria non c'è né pace e né futuro. Queste credo che siano parole che valgano per, un popolo arme, per il popolo armeno come per, per, tutti, per, tutti, per tutti, tutti gli altri, per gli altri per popoli. Tutti. No, beh, Signora, lei, appunto. A caso. Tre. Ah, non si stanca di raccontare, anche nelle scuole. Va. Sì, 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 posso, sì, quando posso, quando mi chiamano vado. Confesso che. Da una parte ne parlavo con mia figlia l'altro giorno, cioè, ma, ti fa, ma, ma, ma ti fa piacere comunque farlo. Allora da una parte non nego che mi possa fare piacere, ma non il piacere dell'esibizione, è il piacere del raccontare, di far sì che sempre più gente sappia. Ma questo non toglie la grande fatica, la fatica in certi momenti, spero oggi di no, <ride> la fatica in certi momenti delle le lacrime, del singhiozzo, del, cioè della fatica perché si rivive. Io lo rivivo in prima persona perché lui ha avuto il dramma della sua famiglia come di tante famiglie armene, io ce l'ho avuto dentro casa mio padre, per cui mio padre è un sopravvissuto alla deportazione. Era aprile, maggio più o meno, era, era ancora cioè era la primavera quando a cavallo sono arrivati nella casa, hanno sfondato il cancello della grande casa, sono entrati in casa. Il primo gesto che hanno fatto era di sbattere contro il muro un neonato che dormiva nell'Amaca, che era un fratello di mio padre, mio pa erano quattro figli, eh, due maschi erano, perché poi è rimasto solo uno: mio padre, e le bambine. Eh, una bambina è sparita. Non si sa che fine abbia fatto, e il resto della famiglia, cioè mio padre, la sorellina di due anni di meno, padre e madre deportati. Ma durante la deportazione, mio nonno è stato massacrato e ancora vivo, incatenato con altri uomini, scaraventato nel fiume. Mio padre, la sorellina e la madre deportati nel deserto siriano ed è morta di fame davanti agli occhi di mio padre. Il quale, con un boccone che gli aveva dato una donna di pane, che dalle tasche chissà da dove era riuscita a rimediare questo pezzo di pane, mio padre corse per portarlo alla madre e il dramma è che i bambini lo assalirono per rubargli quel pezzo di pane. E quel pezzo di pane, lui, sempre cercando di salvarlo, se lo mise in bocca per portarlo alla madre e la madre gli è morta sotto gli occhi, gli ha ingoiato cioè, questo boccone, il boccone più amaro della mia vita. Per cui, che dire. Si, si nascondeva, rimasto solo perché la sorellina nel frattempo si era persa. Questa di, di due anni di meno, mio padre era circa otto anni. Perché lei come sentiva arrivare i cavalli da lontano, scappava perché cavalli significava teste mozzate, bambini infilati, significava qualsiasi cosa orribile. Per cui se l'era persa, era rimasto da solo. Per cui lui di notte camminava a quattrozza. Il giorno si nascondeva sotto i cadaveri, cioè, ne vogliamo parlare? Degli incubi eh, con i quali io sono cresciuta, i risvegli notturni, le urla, come fai? Perché era un bambino e un bambino si porterà sempre. Ricordi eh, del giorno? Come fai? Lui si ur urlava la notte, non dico tutte le notti, direi una bugia, ma durante il mese due o tre volte capitava che si svegliava sudato, si sedeva sul letto e urlava mai Rig, My Rig vuol dire mamma, perché la mamma che gli era morta là davanti. Cioè, ragazzi, sono cose che allora eh, mi ha fatto un danno perché sono cresciuta così? Forse, ha fatto un bene? Forse, non lo so. Io oggi sono metà italiana, metà armena, metà non so, neanche io. Chi? Però so solo che questa è una tragedia che mi porto dentro e che mi ha pesantemente segnata. Eh, che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Così è. Fatica, fatica disumana. Queste penso che i racconti dei figli di chi vive la guerra eh, siano questi. Eh certo, certo. Questo certo. è il prodotto dell'odio. È il prodotto dell'odio, è certo. il prodotto dell'odio, perché eh, loro volevano un'Armenia senza più armeni. Questa è la realtà. Non ci sopportavano, ma non perché fossimo l'alibi della religione, è un alibi, secondo me. Eh è un grande alibi la realtà è che eravamo un popolo assolutamente diverso da loro per cultura, per religione ovviamente cristiana un'evoluzione diversa gli armeni spesso e volentieri andavano in Europa, studiavano in Francia ritornavano poi nelle loro terre non esisteva l'analfabetismo neanche fra le bambine cioè, era un, un, un livello culturale molto un, alto un, ma proprio un'altra storia un'altra pasta, in più gli armeni nel Novecento a Istanbul erano proprietari di banche, cioè erano l'intelligenza, cultori della cultura ehm, a tutti i livelli, della musica, della scrittura, di tutto. Allora, eh, questi armeni non andavano bene nell'impero ottomano. Allora, un'Armenia senza più Armenia. Era un po' come la vicenda del periodo nazista degli eh, ebrei. Pensavo. Pensavo, Così è. A, siamo un in un tempo pasquale, pensavo anche al racconto dell'esodo: questo popolo che cresce in Egitto e gli egiziani che vedono questo popolo rigoglioso, ricco, eh, eh, che si moltiplica, che cresce, che è potente perché ha la cultura, no? ha l'arte, la ha tutto questo che raccontava sì, che era sì, l'Armenia un tesoro anche di, di, di cultura di ma Antica, ma antica ma veramente antica Beh, cioè, voglio dire nel 1918 Strigoski scrisse in testi importanti che la maggior parte dell'architettura europea era grazie all'architettura armena cioè voglio dire quindi non va bene, eravamo un popolo troppo diverso dall'impero ottomano. È fastidioso. Allora, mh, queste immagini, insomma, ci riportano sempre Io a. Io quando le guardo penso ecco. a mio padre, mio nonno, lì così, non si può guardare, non si può guardare. Vorrei ascoltare con voi ora un brano del Santo Padre. Che Prego. insomma è sempre in questo, in, questo, in questa riflessione che noi facciamo ci situa eh, dentro dentro al tema che è. Genocidio, la parola genocidio l'ascoltiamo ora dalle sue, eh, dalla sua bocca in occasione eh, della Santa Messa per i fedeli di rito armeno due anni fa. Ascoltiamo: La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno, prima nazione cristiana, insieme ai siri cattolici ortodossi, agli assiri, ai Caldei, ai Greci, furono uccisi vescovi sacerdoti, religiose, donne, uomini, anziani e persino bambini e malati indefessi. Primo genocidio del XX secolo, ha detto il Santo Padre. Parole è? forti e non è stato il primo a pronunciarle perché... Voltila l'aveva già fatto. Giovanni Paolo II. Sì, sì. No, parole forti ma di più. Ma poi se le dico una cosa terribile però me l'ha fatta tornare in mente. Non solo bambini malati, bambini che dovevano ancora nascere, aprivano il ventre delle donne incinta e scommettevano sul sesso del bambino. Ok? Allora vogliamo parlare di perdono per cose del genere? Mi astengo. Bargiali. Mi astengo. Sì, no, bisogna interpretare anche il discorso del Santo Padre perché afferma: sì, bisogna riconoscere. E non solo come necessità ma come obbligo e difendere il ricordo degli armeni di quello che è avvenuto eh, ma al tempo stesso eh, per i turchi di poter riconoscere i loro errori nel passato altrimenti non ci sarà mai possibilità di perdono di pace di, di un futuro quello che noi una volta pensavamo che era così l'impero ottomano un mosaico di culture la, le minoranze eh, sono una ricchezza per un paese, la diversità è una ricchezza, lo ha detto lo stesso Santo Padre. Ma già nel 2001, in occasione del 1700 anniversario poi del, del cristianesimo in Armenia, eh, Papa Voitila e eh, Patriarca Carichin II nella dichiarazione congiunta, parlarono, affermarono proprio la parola del genocidio. Eh, come di una cosa aberrante, di una cosa che non deve più avvenire certo. nel, nel mondo, perché la parola genocidio, ma forse per noi armeni Mezzihern il grande male eh, è un qualcosa maggior, di maggiore, di che ha una importanza eh, superiore al genocidio, perché Mezzihern vuol dire proprio lo sradicamento, lo sradicamento massimo della popolazione avvenuto attraverso il sangue. Ecco, pa eh, Papa Francesco si collega a quel messaggio del 2001 dicendo basta con genocidi, il primo genocidio del secolo, quello armeno, per poi ricordare nello stesso discorso anche quello nazista, stalinista, eh, nella okay. Cambogia, eh, una, una frase che ha risuonato dentro San Pietro e che ha risuonato in tutto il mondo per l'importanza che eh, riveste quella parola, però per noi armeni. Il Mezziheren è un qualcosa di maggiore. Forse il genocidio può avere delle interpretazioni giuridiche, tecniche che possono diciamo, essere interpretate, però Mezziheren è proprio lo sradicamento di una popolazione Tutto. col sangue. Ed è quello che è avvenuto al popolo armeno nel, nel 1915. Lei diceva voler cancellare un popolo. Vedere, vedere negli armeni una minaccia forse, vedere il loro... Ma non era possibile perché poi gli armeni si erano anche integrati. Allora, gli armeni a differenza di altri... Allora, gli ebrei riescono... Oh, si a tengono questo, separati, gli ebrei sono... No? A fanno gruppo, forse è corretto così, non, non sta a me giudicare, voglio dire, però loro sono sempre... si integrano nella società perché lavorano io, ma si integrano fino a un certo punto. L'armeno... Ha un carattere diverso, per cui ovunque sia stato o fosse o sia adesso tende ad integrarsi, per cui la stessa cosa accadeva allora. Ora avevano accettato il fatto, forse non avrebbero dovuto, ma avevano accettato il fatto di essere sottomessi all'impero ottomano. Per cui si erano integrati, non andavano contro, mantenevano la loro religione gli era stato permesso, concesso, molto fra virgolette secondo me, comunque gli era stato concesso. E si erano integrati nel tessuto sociale, per cui non, non erano un pericolo, un rischio, potevano essere un aiuto per, per molti altri aspetti eventualmente. Fa crescere questa società, questa... Beh, eh, lei ma... raccontava appunto, c'è stato un momento in cui si è sollevata questa onda di male, eh sì, perché, questi ingressi ehm... nelle case, queste espropriazioni. Eh, certo, queste... Perché nel momento in cui eh, i giovani turchi, eh, si, si riunisce questo gruppo di giovani turchi, che l'impero ottomano stava crollando, non c'era più il sultanato, non andava più bene, per cui i giovani turchi vogliono costruire la Turchia, perché non esisteva la Turchia, esisteva l'impero ottomano. Eh, per cui in questo momento loro hanno fatto i loro conti, fra di loro si sono riuniti e... Eh, gli armeni non andavano bene, non, non facevano parte del panturchismo, del progetto del panturchismo, gli armeni non c'entravano, non li volevano e per cui hanno iniziato all'inizio probabilmente con la scusa, dicevano no, che, di spostarli, che li spostavano, sì. li trasferivano, però è durata molto poco la situazione dei trasferimenti, dopodiché irrompevano nelle case. E, e facevano disastri ma questo non è iniziato nel 915 diciamo le cose come stanno questo è iniziato anche verso la fine della del, seconda metà dell'ottocento perché gli armeni si sì, mantenevano la religione ma pagavano un dazzo superiore avevano il controllo eh, dei capetti curdi in questo caso eh, gli veniva presa una parte della produzione agraria o di qualsiasi altro, altro tipo stupravano le donne, rubavano i bambini... e quando gli armeni una volta si sono ribellati... questo accadeva nell'Ottocento... aiutati da un filone eh, russo... Si sono, sono ad armare, non avevano autorizzazione a possedere armi... per cui quando si sono ribellati alla violenza che subivano... e lì sono iniziati già i massacri... per cui i massacri sono iniziati già dalla seconda metà inoltrata del dell'Ottocento... per cui poi dopo col panturchismo... La data la del, la è data del 1915 è una data eh, certo. simbolica. Simbolica, perché mm. hanno raccolto ad Istanbul i capi più importanti, l'intelligenza armena, hanno fatto fuori prima loro e poi l'avanzata nelle case, nei villaggi. E poi un progetto ecco, però portato avanti in modo quasi sistematico, perché queste marce sì. nel sì. deserto... Che... Anche perché poi <coughs> faccio sì, una cioè? premessa... Cioè? Perché eh, questo odio verso gli armeni, verso altre minoranze non si spiega da un giorno all'altro. Per eh, certo, 300 per e passa anni armeni e turchi hanno convissuto insieme dentro l'impero ottomano. Certo, certo. Poi la capacità degli armeni diciamo, di ergersi, eh, comunque di avere delle, eh, dei posizioni. posti di rilevanza, delle posizioni importanti all'interno all dell'Impero ottomano. Eh, ha determinato un certo risentimento eh, forse, certo, certo, però abbiamo... eh, tutto diciamo, è nato anche dal punto di vista storico partendo dal 1878, la data del congresso di Berlino, congresso di Berlino. laddove è vero che l'impero ottomano iniziava il suo lento mm -hmm. sgretolamento, però gli armeni chiesero un minimo di eh, giustizia, me. di certo. mh, eh, riforme sociali mm, per uh, loro conto. Ciò, diciamo avvenne solo sulla carta sulla perché carta. venne affermato sì avrete quello che avete richiesto perché è giusto che sia così ma in realtà accadde tutt'altro i primi sì. massacri che ricordiamo sono del 1894-1896 sì, poi nei luoghi abitati dagli armeni noi dobbiamo considerare anche delle statistiche poi oggettive che all'inizio alla fine del, dell'ottocento in Turchia vi erano 3 milioni e 100 arme, mila armeni e poi quanti ne rimasero no, quindi anche il numero un milione, un milione e mezzo, due milioni cioè non è la diciamo no, sono no, statistiche no, no, sì, oggettive sì, poi vi, vi furono i massacri del 1909 la presa al governo dei giovani turchi che determinò poi l'identità nazionale ecco il vero motivo di annientamento eh, non è solo il fatto del termine dell'impero ottomano e l'inizio della repubblica turca è il termine del, come dicevo prima, di quel mosaico di culture che c'era cioè? che viene annientato e poi della, quindi trasformando questo mosaico in un blocco monolite eh, di identità nazionale, mm. e poi il, anche il, la divisione fra potere religioso e potere, e potere economico. economico e politico. Per cui certo. diciamo è vero che la nascita della Repubblica Turca, eh, diciamo, sono eh, differente dalla, dalla fine dell'impero ottomano, però sono sempre le stesse persone. Non si vuole cercare il colpevole, il, il, eh, assolutamente fare una colpa alle nuove generazioni no, che vivono. No. Però è un riconoscimento, un dato di fatto innegabile che ha sottolineato anche il presidente Armeno Sarxian nell'ultima visita del 2016 e che il Papa ha molto apprezzato perché non si va alla ricerca di un colpevole ma si cerca un modo per risolvere le cose, il perdono affinché vi sia la pace e la prosperità perché sono due popoli confinanti cioè leggere la storia eh, dicendo insomma quello che è successo, dicendo la verità leggere le cose, la storia non travisarla, chiamando le cose con loro eh, il nome, loro nome. Ah, certo. adesso nel brano che avevamo ascoltato prima del Santo Padre non ho mh, stato tagliato perché non ho preso eh, L'ultima frase il Papa avrebbe detto poco dopo: Le altre due, due tragedie, perché parla di tre grandi tragedie inaudite: Le altre due tragedie dopo il genocidio, il primo genocidio del XX secolo, furono quelle perpetrate dal nazismo e dallo stalinismo. Certo. Voi parlavate proprio di questa. Eh, ma non niente... dimentichiamo che eh, la Germania era alleata dei turchi durante il primo genocidio, per cui loro sapevano esattamente come avevano organizzato e pianificato il genocidio degli armeni, per cui loro sono stati avvantaggiati quando hanno deciso di fare il loro orribile genocidio verso gli ebrei, perché sapevano già come ci si doveva muovere, poi avranno migliorato, peggiorato, non si sa, però avevano già, sapevano già tutto. È una vergogna. Sì, no, ma poi vergogna il Santo Padre ha maggior ragione, parlando dei vari genocidi del XX secolo. Ha ricordato come purtroppo di fronte a, questa, a queste tragedie eh, le potenze occidentali hanno Silenzio. sempre voltato la faccia certo. da un'altra parte. Eh, certo. E di fronte a questo, insomma, la grande responsabilità. Oggi è un monito, tuttora, 102 anni dopo, in questo commemorare commemora di anno in anno. Siamo sempre, non cambia niente per ora. Il negazionismo ad oltranza, poi con Erdogan adesso ancora al potere, siamo rovinati. Lo, lo, <ride> lo scenario è, è, proprio è tetro: eh, è tetro. oscuro. E' ecco, lei che convive con, questa, con questi ricordi che sono eh. suoi, che fanno parte della eh, sua purtroppo, vita. purtroppo, sì. Come si. Ho massacrato mia figlia anche io. Ho massacrato mia figlia, poveretta. Perché dicevamo che è un'identità che di fatto è intessuta con questo Certo, non se dolore. ne può fare a meno. Per carità viviamo poi, eh, tra virgolette, una vita assolutamente normale, più o meno normale, ma sono dei fardelli dei pesi che ti porti dietro. No? E credo poi, così come si dice, che l'imprinting, quanto l'imprinting sia necessario, sia importante, è, è, voglio dire, è, è una coperta che ti porti dietro. Non è la coperta di Linus, non è quella che ti nasconde, che ti protegge, ma quella che appesantisce poi la tua vita. Eh, insomma, allora vieni. abbiamo ascoltato il, il, il Papa eh, questo passaggio dell'Omelia ascoltiamo il passaggio finale di questa Omelia bellissima, molto forte sempre tratta dalla Santa Messa del 12 aprile 2015 Cari Fidele Armeni Oggi ricordiamo con cuore trafitto dal dolore ma colmo della speranza nel Signore risorto, il centesimo di quel tragico evento, di quell'immane folle sterminio che i vostri antenati hanno crudelmente patito. Ricordarli è necessario, anzi è doveroso, perché laddove non sussiste la memoria, Significa che il male tiene ancora aperta la ferita. Nascondere o negare il male è come lasciare che una ferita continui a sanguinare senza medicarla. Parole chiarissime, condivisibili. Eh, eh, assolutamente, purtroppo. Sì, e quindi questa ferita resta, aperta. resta e aperta. E come si fa? Si continua a raccontare. Si continua a raccontare, si continua a raccontare nelle scuole, si continua a raccontare in queste situazioni. Eh, agli amici che incontriamo con il lavoro che facciamo. Eh, com è come appena possibile se ne parla, perché è più forte di noi, credo. Eh? No, ma è un'opera di divulgazione. Divulgazione ci deve essere, anche perché se anche si parla in giro non molti conoscono effettivamente la storia dell'Armenia no. chi sono gli armeni, perché c'è stato cioè, il genocidio cioè. e soprattutto anche quando parla, si parla con persone, di, di Mariusa, persone turche due mesi, fa, due mesi fa ho fatto appunto ho avuto un incontro in una scuola, in un liceo a Casal Palocco dove non è solo un fatto di testimonianza io ogni volta porto con me i materiali per cui la cartina dell'Armenia come oggi, come era prima. Delle insegnanti mi hanno ringraziato perché dice non sapevamo, stiamo parlando di insegnanti di storia, di lettere, di, di qualsiasi materia, voglio dire insegnanti di liceo che non sapevano, vuol dire che sui libri non c'è niente, un'altra ver un vergogna. Questa. Non capisco per quale motivo non si debba scrivere la storia. Non parlo solo del genocidio, proprio l'Armenia. Come territorio, come fatto, quello che era, non se ne parla. Cioè, la cartina della Turchia vista oggi è quella striscia orizzontale così, ma dalla metà, dal centro, dalla parte centro-orientale, dalla catena del Ponto e del Tauro, iniziava l'Armenia, che era divisa: era Armenia Minore, Armenia Maggiore, giù era il Regno di Cilicia e poi si andava verso il Caucaso, che era l'Armenia Maggiore. Ma voglio dire, ma perché queste cose non ci sono sulle, sui libri di storia, di geografia? Cioè, no, l'Armenia non esiste, nessuno sa. Cos'è l'Armenia? Quel pezzettino lì così che non si sa perché poi prima era parte del Soviet, per cui... Cioè, niente, noi non ci siamo. E, e questo come... dà abbastanza fastidio, dico la verità. Immagino, i ragazzi fastidio. come reagiscono? Ascoltando... Beh, devo dire sconvolti. Devo dire sconvolti. Qualcuno chiede indirizzi, chiede la possibilità di chiamare per fare degli approfondimenti, delle ricerche. Eh, devo dire che i ragazzi sono attenti a questa sì. cosa. Ora non so quanto <coughs> duri l'attenzione, se duri, come si dice, da Natale a Santo Stefano, oppure se ci no, siamo. No, Però io credo che ci siano molte sempre... persone sviluppi curiosità, interesse perlomeno che apri l'orecchio eh, a guardare all'altro no? perché tante volte no, esatto. che... questo, questo disegno, questa ideologia dell'appiattimento di cui parlava, Terribile. di cancellare l'altro perché l'altro è una minaccia per te, vabbè, ovviamente c'era un'ideologia dietro, però penso che sia importante Ma anche oggi non so oggi quanto pre... ci fosse un'ideologia mm. nei nostri confronti da parte dell'opera no. ottomano non... Un disegno politico? Ma... No, sì, sì. Non diciamo che la, parte, no. la componente religiosa non era prevalente, no. il disegno era quello di costruire questo uh, uh, maxi-stato che andava dalla Turchia fino a quello, al territorio degli Uguri, oggi in Cina, per cui certo. creare, e gli armeni si, trovano, si trovavano si trovano nel bel mezzo di questo. Percorso, eh, territorio per territorio. cui siamo visti più come un, 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 intralcio, un al, intralcio al loro pro, progetto. Tutt'oggi il confine chiuso con la Turchia, con l'Azerbaigian di fatto rende per l'Armenia eh, il commercio difficile. grossi problemi. Grossi, problemi. grossi impedimenti, assolutamente. Però, Però sono... la fede che ha il popolo armeno. I manoscritti, le croci di pietra, Bravo, come ha detto il Santo Padre più volte, sono il simbolo della nazione armena che non ha mai ceduto di fronte alle guerre, di fronte alle minacce, di fronte ai massacri, è sempre rimasta ancorata alla sua fede cristiana. Che poi si sono potuti liberare di noi, ma su tutto il territorio ci sono monasteri, assolutamente, eh, l'Armenia è, la è, è piena, come è piena, il piena paese di dalle di, mille uh, croci croci, per cui, chiese, per cui uh, uh, ci giunse voce quando c'è stato il terremoto, quel terremoto terribile che con la scusa del terremoto facevano brillare strutture architettoniche importanti con la scusa che erano cadute dal terremoto e le trasformano in fienili addirittura sì? Sì. e vengono trasformate in fienili noi vediamo questa fiamma perenne che è lì a ricordo di, questa, eh, certo. di queste vite di queste vite che si sono certo, state soffocate sì. qui siamo al mausoleo della collina delle rondini di Zizernagapert ed è, rappresenta la fiamma, il fuoco vivo del popolo armeno. È Ogni 24. Un monumento, cioè, sì, sì, 24, diciamo tra la notte del 23 e il 24 aprile del 1915, sono stati armenio. rastrellati eh, le maggiori personalità a Istanbul e deportati. Per cui il giorno simbolo è il 24 aprile 24 del aprile. 1915. Il mausoleo, che è costituito da 12 strutture di basalto, basalto. che rappresentavano le 12 province armene all'interno dell'Impero Ottomano per cui una traccia storica che gli armeni sono stati lì, traccia che oggi viene assolutamente ignorata, negata, volutamente pazzesco. negata anche, che però eh, è oggettiva e innegabile. Quello che il presidente armeno, incontrandosi col padre, Papa, disse eh, di un innegabile fatto che c'è stato, eh, di, una, di una voglia di, comunque di riconciliazione col popolo turco. Fece scattare poi in Papa Francesco la volontà, andando a braccio nel suo discorso, di pronunciare la parola genocidio. Ecco, questo credo che comunque venga anche eh, da un Papa che tenga non solo alla memoria, ma alla memoria che serva per il futuro. Alla verità. Anche, alla, che verità. alla verità. Soprattutto la verità. Ci Avete fatto riflettere in questa mezz'ora il tempo è volato. Un ultimo pensiero prima di chiudere. Il Papa ha parlato appunto di questo primo genocidio del XX secolo, l'Armenia, la prima nazione cristiana. Il compito oggi per gli armeni qual è? Un pochino l'avete già detto. La vostra missione di e di non dimenticare. Noi non possiamo dimenticare. Dall'altra parte segue dal negazionismo noi dobbiamo fare l'esatto contrario, no? dobbiamo invece portare avanti la nostra parola, la nostra storia, la nostra cultura, una cultura millenaria che non possiamo permettere che venga cancellata, anche se da un orribile genocidio. Ma noi siamo ancora qua, ci siamo ancora. Sorri per i turchi, noi esistiamo. E queste croci scolpite nella pietra anche restano come eh, sì. segno di questa. Assolutamente, credo che per me, come per molti altri armeni, la, la fede eh, sia l'amore, la salvezza per, non solo per il popolo armeno, per tutti i popoli, perché senza l'amore, la misericordia per il prossimo non c'è futuro per, ne, per nessuno. Allora, grazie per grazie aver ricordato con noi, aver condiviso questo dolore, ecco con la speranza, anche se siamo nel tempo di, di Pasqua, che questo dolore, che questa croce possa trasfigurarsi e che arrivi, Ce eh, che arrivi una riconciliazione, che qualcuno arrivi. illumini la mente di Erdogan dall'alto. Eh, bisogna illumini. continuare anche a invocare la pace per queste nazioni certo. che sono, il Papa dice c'è una guerra a pezzi, lo vediamo in questi giorni anche la Siria, gli armeni di Siria, terribile. Ecco, affidiamo anche le... Per chiedere ai nostri telespettatori che sono molto partecipi, grazie di cuore della Speriamo. vostra testimonianza. Grazie a voi, grazie a voi. Ai nostri telespettatori, grazie di averci seguito, buon proseguimento.